L'essere umano è una creatura curiosa, si pone dei dubbi, delle domande e cerca di dare delle risposte a queste sue perplessità. Il cielo stellato è sempre stato l'oggetto d'indagine dell'uomo. Il suo fascino misterioso è infatti inequivocabile. Il lavoro di un astronomo nel secolo scorso, Edwin Hubble, ha aperto nuovi orizzonti circa la conoscenza del cosmo, ha suscitato nuove domande e ha permesso l'ipotesi di teorie incredibili. Nel 1923, al Mount Wilson Observatory, Hubble notò un fenomeno peculiare, l'effetto batocromo, altrimenti chiamato effetto redshift. Quando osserviamo un corpo luminoso, riceviamo da esso una radiazione luminosa, che è un'onda che oscilla con una determinata frequenza. Se l'oggetto osservato si sta allontanando rispetto alla posizione da cui osserviamo, la lunghezza d'onda della radiazione che emette aumenta e il suo colore tende verso il rosso. Questo è parallelo all'effetto Doppler, per cui si nota un aumento della frequenza delle onde sonore quando la fonte di queste si avvicina a noi. Poiché l'effetto batocromo si nota anche nelle galassie che stanno nello spazio intorno a noi, significa che queste si stanno allontanando. Ciò implica che l'universo è in espansione. Se l'universo è in espansione, significa che questo deve aver avuto un inizio. Infatti, nel 1929, Lemaître e Friedman formularono la famosa teoria del Big Bang. La velocità di espansione dell'universo dovrebbe essere in diminuzione, secondo la teoria del Big Bang. Tuttavia, nel 1998, i premi Nobel per la fisica Adam Riess, Sol Perlmutter e Brian Paul Schmidt, analizzando le supernove di tipo 1A, si accorsero che non era affatto così. Si ipotizza che l'espansione dell'universo sia accelerata dalla cosiddetta energia del vuoto, le cui origini si ritrovano nella materia e nell'energia oscura, che assieme compongono circa il 95% dell'universo. Purtroppo, queste non sono osservabili con gli strumenti attuali. Una teoria suggestiva ipotizza la fine dell'universo a partire dalle stesse osservazioni che fece Hubble. Secondo la teoria del Big Rip, o grande strappo, la velocità dell'universo aumenterà sempre di più. Questa forza, tra miliardi di anni, sarà tanta da comportare la distruzione dei corpi celesti e la conseguente rottura dei legami molecolari, provocando così la completa disgregazione dell'universo in singole particelle isolate.